Il fenomeno non è ancora di estremo dominio pubblico, anche se in taluni ambienti da tempo se ne discute. Si chiama povertà sanitaria ed è stata segnalata dal rapporto del Banco Farmaceutico. In sostanza, nel nostro paese ci si cura di meno e ci si cura peggio. Al lato di questo c'è un ulteriore problema che sta emergendo. Sono sempre più gli italiani, proporzionalmente rispetto agli immigrati, ad aver bisogno di sostegno sanitario. Le patologie delle persone povere sono diverse da quelle delle persone che non vivono in stato di povertà. Per capirsi, una persona normale spende circa 444 euro l'anno per spese mediche e sanitarie, a fronte dei 69 euro o addirittura di meno delle persone in povertà, in questo caso assoluta, ma stiamo parlando di un particolare tipo povertà cosiddetta sanitaria. Viene da chiedersi se questa tendenza possa essere in qualche modo contrastata ed eventualmente attraverso quali mezzi, ma forse principalmente da parte di chi. Ci sarebbe da semplificare la burocrazia e da diminuire la tassazione, questo sarebbe il minimo. I dati per quanto riguarda Trieste sono complessi. Il fatto che il problema vi sia è dato dal numero notevole di realtà nuove nate in questi anni e che si dedicano all'aiuto delle persone in difficoltà, anche di chi appunto non ce la fa a curarsi. Molte persone hanno anche contratto dei debiti, circa un terzo degli italiani con le banche per vari motivi, per comprare casa, normale, per comprare l'auto, per i mezzi di trasporto, e circa il 23% di questi l'ha contratto purtroppo per poter pagare, per potersi curare. Per quanto possiamo fare noi, anche qua a Trieste sono nati dei gruppi di autoaiuti, Trieste aiuta Trieste, quindi purtroppo tutto sta ricadendo sulle spalle delle famiglie, del volontariato, del terzo sistema e del mondo cattolico.